Oggi Seba vi farà conoscere Roppongi Hills, un posto chicissimo dove potete mangiare velocemente con meno di 5 euro. Sì, vabbè, la verità è che Seba doveva andare a vedere It al cinema e non aveva tempo di mangiare al ristorante, perché era in ritardo come al solito, lo sappiamo. Siamo a Roppongi, siamo in uno dei quartieri più eleganti, pieno di stranieri qui in zona. E siccome stiamo per andare a vedere Hitman, abbiamo poco tempo per mangiare e anche pochi soldi, abbiamo deciso di andare a mangiare a Tsukia, che è uno dei posti più convenienti dove si può mangiare un po' tutte le cose possibili e immaginabili della cucina giapponese facile. Adesso andiamo a vedere. Speriamo che non sia tremendo. Io non mangio a Tsukia da non so quanti anni, però è buono, cioè comunque piatti giapponesi, quindi la qualità sarà decente. C'è una piccola cucina, tutti sembrano depressi ma non lo sono. E qua si può mangiare un po' tutti questi domburi, no? A 7 euro, 6 euro. Quindi vedete, anche in un posto così, se avete fame, volete mangiare qualcosa, trovate. Anche i domburi al lunare, che vedete, costano veramente. Questi sono un po' di più perché costano sui 10 euro. Però comunque, per la qualità, la velocità e il posto, non è tanto, sinceramente. Poi, se proprio avete pochissimi soldi, ci sono anche delle cose che costano meno. Io non so veramente. Poi, qua, se siete dei bambini, pagate ancora meno. Vedete, con 3 euro mangiate. Poi c'è il budino dell'Hokkaido, non mi ispira per niente. Io ancora non riesco a decidere. Io, comunque, non... meglio se non mangio troppo perché se vado a vedere It e poi lo rimetto, non è il caso di It Too Much. Pensavo fosse tonno, in realtà è carne. Questo non lo so se prendere il curry con natto, ma ho deciso di prendere la cosa più zucchia che c'è nel menù, che è questa: maiale e cipolla. È cipolla giapponese, non so come si chiama. Nigi. Guardate che meraviglia, proprio le cose più buone al mondo. Forse arriva il mio. E adesso qua si mette praticamente, vedete? Si spacca l'uovo. Penso che molti italiani non piacerà sta cosa comunque. Poi da qui mettiamo questo uovo. E pure sta venendo. Una volta che avete messo l'uovo, lo dovete sbattere, lo scomponete, diciamo. Anche io adesso mi appresto a mangiare il mio, che è altrettanto divertente. Allora, ci abbiamo il tororo. Mettiamo un po' di shoyu, salsa di soia. Aggiungiamo un po' di wasabi, un pochino di wasabi, non serve troppo se non volete morire. Me ne è scappato un pochino di troppo. Mescoliamo il tutto con grazia ed eleganza. Grazia ed eleganza sono sempre due caratteristiche che contraddistinguono Sebastiano Serafini. Allora, una volta che avete girato il tororo, lo mettete sopra il vostro salmone. Questa bella schifezza, poi potete mangiare praticamente questo donburi, praticamente mettendo il tonno, che lo mescolate con questo tororo e il wasabi, e poi c'è anche un po' di alghetta, e poi c'è sotto il riso e mangiate tutto insieme. Insomma, ammetto che magari non è buonissimo, però in Giappone, una volta che vi siete abituati al sapore e a questa texture che è un pochino viscida, vi assicuro che vi piacerà tantissimo. Costa poco e si mangia bene, quindi vedete, in Giappone, anche se volete spendere poco e mangiare fuori, ci si riesce comunque. Ci sono questi ristoranti che, se non avete voglia di cucinare, potete farlo. In Italia sarebbe già più difficile mangiare cose magari per poco prezzo ai ristoranti. O magari ci sono, però se ci sono non ne conosco di molti salutari. Però no, da tanti anni non vivo in Italia, quindi ditemelo se ne conoscete, lasciatemelo nei commenti.